Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2016, raccolta differenziata. Oggi parliamo del vetro. Il vetro è un prodotto molto interessante, il riciclo del vetro è veramente utile, perché nella produzione del vetro, tra le altre cose, oltre ai vari minerali, silicati, eccetera, è richiesta una temperatura molto elevata per ottenere il processo di vetrificazione. Quando nei materiali si introduce una certa percentuale di vetro già esistente che viene riciclato, questo favorisce il processo, permettendo tra le altre cose di abbassare la temperatura di produzione del vetro. E questo abbassamento della temperatura si riflette naturalmente in un risparmio di risorse energetiche. Ovviamente bisogna però considerare che il vetro non è tutto quanto identico. Innanzitutto ciò che è facile recuperare è il vetro, è difficilissimo recuperare il cristallo, per questo quando si fa la raccolta differenziata il cristallo, come i bicchieri di cristallo, i contenitori di cristallo, eccetera, purtroppo devono andare a finire nell'indifferenziata. Mentre il vetro può essere recuperato, viene ripulito, vengono tolti metalli, carta, eccetera, eccetera, si recupera il vetro in sé, viene sbriciolato e viene riutilizzato nella, appunto, produzione di altro vetro. Il problema è che il vetro che si ottiene dal riciclo naturalmente è un vetro di qualità inferiore rispetto al vetro classico, ma soprattutto quando si parte da dei vetri che sono colorati, per esempio i vetri delle bottiglie, non si può ottenere un vetro trasparente, quindi si otterrà sempre un vetro di altro utilizzo. Come regola generale, però, dalle bottiglie spesso è possibile comunque ottenere in qualche modo ulteriori bottiglie, è possibile ottenere del vetro oscurato utilizzabile in tale scopo. Non si può ottenere il vetro trasparente, perché ci saranno sempre delle impurità, naturalmente. Resta comunque, come ripeto, molto importante per il fatto che permette di risparmiare energia nella produzione del prodotto, nella lavorazione delle materie prime. Nella vostra città si raccoglie il vetro? Si raccoglie il vetro da solo? Ci sono molti materiali? Voi avete in casa qualcosa che è stato realizzato con del vetro recuperato, con del vetro riciclato? Oppure nella vostra città ci sono delle cose che vengono realizzate con il vetro riciclato? Come sempre fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, ho concluso, come sempre vi ricordo fate pollice in alto, condividete questo vlog con gli amici anche su WhatsApp o Telegram, iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi sul canale Telegram. Noi ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti!